Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta a Libera. Saluto i miei esperti, saluto Luca Chianelli, saluto la professoressa Simonetta Costanzo e lancio immediatamente la rubrica Conto su di me prima di svelarvi il mio ospite. E benvenuta l'avvocato penalista Sabrina Rondinelli. Benvenuta avvocato, benvenuta nel nostro studio. Parto subito con le domande. Lei è un avvocato, direi, più che affermato. La vediamo spesso in processi importanti, la vediamo spesso sulla stampa, ma la seguiamo anche in televisione. Ma lei ricorda da piccola che cosa sognava? Beh, sì, lo ricordo perché io sono, diciamo, figlia di un carabiniere, ho vissuto in caserma la mia infanzia e la mia adolescenza e quindi vedevo mio padre, anzi io avevo proprio un tavolino nella stanza di mio padre, giocavo con timbri a fare arresti ovviamente falsi perché poi mio padre per tenermi buona... Cioè lei faceva gli arresti? Sì, io facevo gli arresti. Bene, bene, quindi sì, insomma... io facevo gli arresti, prendevo questi fogli, questi timbri. E mio padre mi lasciava giocare ovviamente come gioco, quindi il mio sogno è stato sempre quello di entrare nel mondo della giustizia. La sua infanzia è stata un po' in un certo diciamo senso, indirizzata a prendere questo, ovviamente diciamo non sapevo che avrei fatto l'avvocato, ma sicuramente nell'ambito penale qualcosa avrei fatto. Era affascinata comunque da quel mondo, perché sì, poi visto sì, io ho vissuto sempre, ho visto tutte le puntate della Piovra, insomma, vivevo quel mondo della polizia e dei carabinieri. Certo. Chi era all'interno della famiglia, avvocato, il suo punto di riferimento? Era più la mamma o più il papà? No, allora, diciamo per quanto riguarda mia madre, ovviamente è fondamentale perché mia madre, insomma, mi ha sempre consigliato, però mi ha lasciato sempre libera nelle scelte. Mio padre, ovviamente, noi siamo tre figlie femmine, mio padre magari avrebbe voluto un figlio maschio, quindi stiamo però... vedendo anche delle bellissime foto della sua famiglia, sì, della sua infanzia. Mio padre e mia madre. Ah, quindi lui e suo papà e accanto la sua mamma. Mia madre, ovviamente, insomma, gli inizi del... questi sono i primi anni del loro matrimonio. E, beh, mio padre mi ha sempre, diciamo, indirizzato a fare un lavoro... che richiamasse un po' il suo, ecco, però insomma tutti e due, diciamo, ecco, questo è mio padre, al momento della, diciamo, mio padre quando si è pensionato è stato premiato per tutti gli anni di carriera. Che bello, quindi sono dei ricordi anche che la fanno emozionare. Sì. Vedo, beh, sì, io non ho più mio padre, quindi ovviamente... È una forte emozione rivederlo, è emozionante. Sì. Beh, Simonetta... Figlia di militare, pure io sono figlia di militare, quindi... mio padre volava. Aeronautica. Avvocato Rondinelli, io le dico che in genere chiediamo alla professoressa Costanzo, che è psicoanalista, ma anche se non glielo chiediamo lei lo fa, in genere poi traccio un profilo simpaticamente, no, dell'ospite, che quindi l'avverto su quello che dirà, perché insomma la scorsa puntata... Attendo il verdetto, diciamo, sì, noi, sì. Nell'attesa della sentenza. Invece quindi mi ha già risposto in parte a questa domanda, quindi lei da grande voleva maggiormente, ecco, far parte delle forze dell'ordine o era già nei suoi programmi poi a un certo punto? Allora, inizialmente volevo entrare in polizia, poi, perché all'epoca ancora non si parlava della donna nei carabinieri. Certo, è successivo. Poi diciamo che seguivo dei processi in televisione e vedevo che magari alcuni non avevano giustizia. E quindi ho detto no, volevo fare un po' il paladino, no, come il sogno di tanti, e quindi poi ho preso giurisprudenza e mi sono buttata alla professione penale. E come mai ha deciso poi di occuparsi proprio di penale? Io mi sono laureata con il professore Coppi alla Sapienza e diciamo che... È stato quasi naturale forse. No, nel senso che il professore, il giorno della laurea, io da buona calabrese ho invitato il professore, diciamo, alla mia festa e il professore mi ha detto no, vabbè Sabina, rimani. Ecco, stiamo infatti, abbiamo visto infatti anche... il suo percorso, questo, anche di studi, diciamo, la vediamo qui. E quindi poi sono rimasta all'università, nell'ambito penale, quindi poi ho preso penale. Lei non ha mai paura quando intraprende magari anche la difesa di soggetti, ecco, questo che hanno commesso, è o che magari... aspetti, questa sono con la dottoressa Manzini. Questo è uno degli aspetti che effettivamente chi prende penale deve mettere in conto. Deve mettere in conto. Io ho avuto anche delle minacce per processi, insomma, di mafia.
insomma, ho avuto minacce che ovviamente ho denunciato. Non è facile, però... Anche per chi poi le sta attorno. E anche chi sta attorno, perché poi molto spesso, soprattutto quando ci sono processi che coinvolgono persone che hanno collaborato, eccetera, hai delle... Però... Allora, qui vediamo il codice antimafia, lo vediamo perché? Perché lei... io l'ho pubblicato due anni fa, anzi adesso fa 3 anni, con il procuratore, adesso insomma, Maresca, che il magistrato Catello Maresca, conosciutissimo, poi insomma, persona lui, meravigliosa. Insomma, magistrato che sa benissimo, lui ha insomma, lottato contro la camorra essendo in Campania, e questo è il codice antimafia con cui abbiamo pubblicato insieme. Ovviamente nasceva in un ambito temporale in cui avevo insomma, processo, insomma, basta dire rinascita, eccetera, eccetera, però quindi, non è processi solo, importanti. Processi importanti, insomma, anche processi. C'è un caso, posso darle del tuo, avvocato? Certo. C'è un caso di cui ti sei occupata, Sabrina, che ti è rimasto particolarmente ecco, nel cuore o negli occhi o nell'anima? Allora, diciamo, non entro molto nel merito, però devo dire sì. Allora, che poi è anche un caso di cronaca di recente, una mamma accusata di aver fatto prostituire le bambine, le sue figlie. Beh, credo uno dei reati più... La cosa è che insomma, l'accusava una terza persona e quando c'è stato... No, qui, in Calabria, poi proprio vicino a questi posti, insomma vicino a questo territorio. Certo. E devo dire che quando ho dovuto comunicare alla mamma che avrebbero dato la bambina in adozione... Per questa accusa ingiusta, è stato devo dire, quella è stata una cosa che poi io mi spoglio dal lato della toga e lì ha chiamato Sabrina, non l'avvocato. E devo dire, quella è stata una delle cose, e poi ci sono anche altre, soprattutto le persone che subiscono diciamo, abusi, che eccetera. Che poi si intrecciano un groviglio di emozioni, sensazioni allora, enorme e diventa poi difficile governare tutto. Una cosa, Cinzia, ovviamente io ti do anche del tu, una cosa che mi ha detto il professore Coppi quando ho deciso di fare nell'ambito penale, mi ha detto Sabrina, ti devi spogliare dai fascicoli. Non è facile, perché ovviamente ci sono a volte, cioè il fascicolo è un racconto, una vita, un racconto una persona, quando soprattutto, insomma, io ho seguito casi, insomma, anche di cronaca molto particolari a Roma, e devo dire che quando poi vedi delle situazioni in cui dici, ma perché, no? Quando io vado in caserma e dico a un signore, scusi, ma perché ha sparato a sua moglie? Mi dice, avvocato, perché in quel momento era così, cioè, non riesci mai, no? Però poi lì devi... insomma, cercare di trovare una strategia difensiva per aiutarmi. Viene fuori l'avvocato. E lì viene fuori l'avvocato e la parte ovviamente sentimentale la metto da parte. È possibile, Simonetta, questo? Cioè è difficile per un avvocato, soprattutto penalista? Eh sì, ecco, ma poi spesso è difficilissimo, spogliarsi. Però si deve fare. Certo, è anche il diritto, prima, è la garanzia, direi la difesa, che è la certo. prima regola, Coppi, poi regola, sì. È un grande, quindi tutti lo conosciamo, sì. Può dare solo che insegnamenti meravigliosi. Certo, anch'io mi devo spogliare certo. di tutti i pregiudizi, di tutte le false... E certo, perché anche chi si rivolge a te può raccontarti delle cose che effettivamente, istintivamente, perché possono provocarti... Perché lavoriamo con il male, Sabrina lavora con il male, devo dire... una donna, adesso al di là della professione, una donna risoluta, audace, coraggiosa. Credo che, mi permetto, che ti sei identificata più con la figura genitoriale paterna nell'ottica del ruolo della giustizia. Beh, credo francamente questo, che questo sicuramente sia... Sicuramente sì, perché poi mi rapportavo ovviamente a mio padre per tante cose, lavorativamente parlando. Poi ovviamente poi quando torni a casa trovo mia madre, diciamo un altro aspetto. Però devo dire ci vuole un grande coraggio. Sì. Ci vuole un grande coraggio perché quando poi senti dire avvocato, lei non sa chi sono io. Cioè a volte anche la mafia non è solo la mafia quello che mette la bomba, la mafia è anche un
una logica, un atteggiamento, dialogo, no, è un atteggiamento che purtroppo a volte combatti. Devo dire che insomma, mi ricordo anche un processo a Palmi, insomma ci sono, non voglio identificare zone perché poi molto è trasversale, certo. Poi la bellezza di Sabrina è che, a parte che io pensavo fosse romana, perché non si sente l'accento. Perché io ho studiato a Roma, poi ho un piede romano, giusto, ho un piede romano, vado e vengo da Roma, quindi. La bellezza è che lei difende, non giudica. Questo è molto significativo, è difficile e significativo allo stesso tempo, ma ad oggi, oltre a essere un bravissimo avvocato, ricopri un ruolo importantissimo, direi, perché sei stata nominata sostituta della Procura Federale della FIGC. Sì. Raccontaci un po' di questa esperienza. Abbiamo visto, mentre tu parlavi, anche delle foto con, eccola qui, con il tesserino, eccetera, ma raccontaci un po' da dove nasce questa... Diciamo che io nel corso, nell'ambito penale ho partecipato ai grossi processi del calcio, che sono stati quelli cosiddetti Mogiopoli, Scommessopoli, processi che, importanti. Che si sono celebrati a Roma, dove c'erano ovviamente le grandi inchieste di arresti, eccetera, eccetera. E da lì poi ho avuto, non una passione, ma un occhio su quel mondo, che è anche un mondo un mondo affascinante, affascinante. Io, sono entrata in procura e quindi faccio le indagini, sono dall'altra parte. E secondo me, proprio l'esperienza di aver, difeso, di essere avvocato, essere adesso dall'altra parte, mi fa fare le indagini con un occhio molto particolare, perché capisco che chi è dall'altra parte, che si vuole difendere, deve potersi difendere. A volte non è facile difendere, perché... Ecco, quindi questa è un'esperienza che mi gratifica ovviamente professionalmente. Cosa utile anche poi nell'espletamento invece del tuo lavoro, Sì, nel mio lavoro ovviamente mi occupo anche di sicurezza, quindi, però devo dire che faccio l'attività che fanno nella procura normale, però nell'ambito sportivo. Sabrina, quindi tanti successi, gli obiettivi traguardati, hai qualcosa, un sogno nel cassetto ancora che vuoi realizzare? Diciamo che adesso sogni... Stiamo vedendo tutti i giornali, sogni, i tesserini, eccetera. Sogni ce ne sono sempre tanti. Questa è la presentazione della Camera, alla Camera del Codice. Allora, sicuramente adesso mi piacerebbe scrivere un manuale sul processo penale. Ci sto lavorando, ovviamente bisogna avere tempo, però questo è uno dei... Un altro obiettivo importante, insomma. Un manuale che nasce dall'aula, perché molto spesso, ovviamente è giusto fare, perché i docenti è giusto che scrivono ed è giusto quello, perché i ragazzi devono imparare la dottrina. Però un manuale più operativo per noi, vecchiotti del mestiere, vorrei farlo. Adesso, quindi qualcosa di tecnico. Di tecnico. Allora, vediamo, ci sto lavorando. Sabrina, non so se sai, Libera è una trasmissione che si occupa di donne di successo, di donne affermate, e ne invita ogni puntata una. Oggi sei tu la nostra ospite della rubrica Conto su di me. Ma Libera nasce come programma proprio a servizio invece di quelle donne che la violenza la subiscono quotidianamente. Quindi io una domanda, poi generalmente la faccio sempre. Da avvocato, ma anche da donna, ti sei creato una tua opinione, un tuo pensiero su questa escalation di violenza? Anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sembra stia accadendo di tutto. Allora, Cinzia, guarda, ti dico una cosa. La cosa strana è che durante il Covid noi abbiamo avuto, più violenza domestica. Cioè, purtroppo, è strano a dirsi perché eravamo un spaventati di questo e Covid, meno femminicidi. E devo dire che io ho avuto proprio un caso tra la zona di Bovalino di una ragazza che veramente subiva, ci ha provocato, ma io lo amo, e io dicevo, ma poi con la scusa che non si poteva uscire, non si andava a denunciare. Questo perché dico, adesso non è che voglio dare colpa al Covid, però che l'aver vissuto più in un ambito restrittivo, è chiaro che sono aumentate, adesso poi c'è stata una statistica, questi fenomeni di violenza. Allora, io li difendo, ahimè, perché dico ahimè? Perché molto spesso, Cinzia, a convincere a denunciare non è facile. La denuncia è un traguardo traguardo, perché subentra una mentalità nostra, io parlo da calabrese, in questo momento non da avvocato,
E ancora questa mentalità c'è, della denunciare, andare in conserva, soprattutto i piccoli centri, dice no perché poi interviene la mamma, la suocera, il cognato, quindi la denuncia, dice, perché viene vista come la... come la pentita, no? Come colei che distrugge un ordine, come una tradizione, è un tradimento, però ecco, e parlarne in Calabria. Già, e poi qual è la cosa? Il codice rosso. Il codice rosso, allora... Problema serio. Allora, c'è stata la norma, ma l'applicazione non è stata molto facile, nel senso che... Non dico che bisogna aspettare il morto, però devo dire che io ho avuto casi in cui ho dovuto sollecitare questo codice, l'applicazione del codice rosso. E poi devo dire che è vero, c'è un ammonimento per il violentatore, c'è una sorta di diffida violentatore, però devo dire che purtroppo l'intervento, allora, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, assolutamente, spesso la magistratura fa il grande lavoro, noi facciamo un grande lavoro, poi ci sono le figure come la processa che fanno un grande lavoro, perché senza queste figure non potremmo andare da nessuna parte. Se interviene Chianelli alla fine, perché vuol dire che se interviene il dottor Chianelli è accaduto, Chianelli non lo citiamo per questo motivo. Però purtroppo che ci sono delle lacune, perché non c'è una sinergia e quindi, però devo dire, si è fatto tanto, diamo un grande supporto, cioè sia persone come la professoressa che il dottore, però quando arrivano da me che a volte si arriva già, ad esempio una ragazza che aveva una mandibola rotta, un occhio con punti e dice no avvocato, però sta cambiando, però poi troviamo che ti rendi conto che sta cambiando, perché comunque gli ha fatto delle lesioni. C'è altro da fare, perché il codice rosso è importante, il codice rosso è importante, però noi non siamo, però c'è un grande lavoro di prevenzione da fare e nessuno veramente non lo, ci sono lo le comprende, strutture, cioè, non è il convegno. Non ci sono le case protette. Diciamolo, non esistono neanche le case famiglia. Ma peraltro dove ti devi veramente dimenticare della tua identità, perché io credo che una donna che esca da determinate situazioni, magari anche con figli, non basta dargli un lettino ed una culletta in un ambiente magari grande con altre mamme e altri figli, purtroppo va anche dato qualcosa di più dignitoso. Questo è nel migliore dei casi, e questo lo dico, non c'è neanche lo dico a ragion veduta, nel senso che conosco alcuni meccanismi. Ed un'altra cosa che mi permetto di dire, e tiro in ballo la professoressa Costanzo, è che c'è un discorso di prevenzione, che non è l'attività convegnistica una tantum che si fa nelle scuole, andrebbe programmata e non dico fatta diventare materia di studio, ma andrebbe strutturata nel POF, mi pare che si chiami, che è la programmazione delle scuole, come offerta formativa. Sì. Cioè andrebbe strutturata un'ora a settimana proprio di incontri con psicologi, psicoterapeuti e anche delle personalità, avvocati, criminalisti, associazioni che si occupano di combattere la violenza contro le donne, tantissime associazioni, proprio per divulgare la cultura della non violenza, perché solo così si può combattere la subviolenza. Ma già nelle scuole elementari, cioè... Prestissimo. Quando arriviamo a 12-13 anni, la prepotenza si sta già trasformando in criminalità. In altro. Quindi noi dobbiamo intervenire subito, basta, un incontro mensile. Lunedì pomeriggio c'è stato un importante, Cosenza, Teatro Rendano, c'è stato un importantissimo incontro sulla violenza intrafamiliare, era presente anche la nostra professoressa Costanzo e era presente anche l'ex magistrato, oggi deputata, la Simonetta Matone, alla quale proprio ho chiesto di aiutarmi oggi. Visto anche il cambiamento no, che c'è stato delle famiglie, di aiutarmi proprio a darmi una descrizione, una definizione proprio di violenza intrafamiliare. Sentite che cosa mi ha risposto. È difficile dare una definizione perché è un fenomeno talmente tanto complesso e diffuso che non rientra all'interno, come dire, di una sola categoria fattuale. È un fenomeno purtroppo che attraversa tutte le classi sociali, non è proprio soltanto dei ceti meno abbienti, è un fenomeno che appartiene purtroppo a tutti, è un fenomeno da debellare ed è un fenomeno che ha la caratteristica di essere una sorta di moltiplicatore. In che senso? Perché chi è vissuto all'interno di una famiglia violenta, spesso e volentieri, mi riferisco soprattutto agli uomini, sviluppa a sua volta comportamenti altrettanto violenti.
Dunque, mi ha colpito questo effetto moltiplicatore. Eh sì. Che chi vive in una famiglia probabilmente violenta sarà un violento. Ha due possibilità: o diventare violento, identificarsi col carnefice, oppure diventare vittima, identificarsi quindi in genere la vittima è la madre, specialmente quando la violenza intrafamiliare è una violenza fisica, corpo a corpo, e il bambino quindi subisce la cosiddetta violenza assistita, tanto discussa oggi, su cui però si fa pochissima prevenzione. Mi hai lanciato il giusto appiglio per poter dire questo. Io ho fatto proprio anche questa domanda all'Amatone, cioè di spiegarci effettivamente in che circostanze e in che situazione si potrà trovare domani un bambino che quotidianamente vive la violenza. Per violenza assistita si intende una violenza subita indirettamente dai soggetti minori che vivono all'interno della famiglia e che vivono in un clima violento e assistono a scene violente e di aggressione quasi sempre di un genitore verso l'altro. Questo tipo di violenza porta a danni incalcolabili sul piano psicologico, certe volte sul piano psichiatrico, e porta, come dicevo prima, anche una sorta di coazione a ripetere, e cioè il ripetere condotte che sono diventate il tuo pane quotidiano. Io ho chiesto poi all'Amatone, avvocato Rondinelli Sabrina, ho chiesto poi successivamente, lo faremo vedere, ho chiesto se effettivamente secondo lei, da ex magistrato, insomma poi è stata presidente del Tribunale dei Minori a Roma, insomma oggi è deputato, le ho chiesto se secondo lei ci sono dei margini di miglioramento della normativa e non solo. Allora, secondo me sì, però Cinzia, diciamo che, sai, si parla tanto di giustizia, perché ovviamente adesso la dottoressa Amatone nell'ambito legislativo e normativo, sono certo loro che devono aiutare, nel senso come? Perché se tu applichi, se tu fai un codice rosso, però come ha detto la professoressa mancano le case protette, se tu che ne so, fai una, diciamo, una riforma sul processo minorile, adesso faccio un esempio, però poi trovi delle situazioni di queste case o anche gli assistenti sociali che non sanno davvero, a volte mettono soldi loro per aiutare questi ragazzi, vanno a beneficenti, sì, questo va tutto bene, però ecco, in situazioni delicate come può essere una violenza su un bambino, come può essere un ascolto di qualsiasi cosa che coinvolge minori o le donne, ovviamente, perché siamo in una trasmissione a loro dedicata, io direi comunque che le squadre, cioè l'avvocato fa l'avvocato, i consulenti fanno i consulenti, però che lavorano e che ci danno delle strutture. Anche la politica deve fare La politica è stata sempre fondamentale. Perché è chiaro altrimenti... No, sono d'accordo assolutamente con te, perché altrimenti poi c'è il provvedimento, ma non c'è la casa famiglia o la struttura. Noi abbiamo avuto, allora Cinzia, noi abbiamo avuto, purtroppo è tornare al discorso del Covid, noi abbiamo avuto 2 anni di fermo, abbiamo fatto i processi penali urgenti o le convalide di arresto, e abbiamo avuto 2 anni, e questi 2 anni li stiamo adesso capendo che cosa ci è successo, non parlo a livello medico che ovviamente non è il mio campo, però parlo a livello della giustizia. Perché dico questo? Perché molto spesso, ecco, ti faccio un esempio che posso dire. Io ho adesso un processo a Paola di un uomo accusato di violenza. Questa volta io difendo lui. Confronti dei figli o nei confronti della moglie? No, una ragazza dopo 2 anni ha deciso di denunciare. Ora, io adesso qui ho posto un po' una domanda, perché dico, ma questa ragazza ha denunciato dopo perché? Perché è da capire, è da capire, ovviamente quando, ecco, ma c'è stata una mala giustizia o c'è un'organizzazione, che non ha aiutato questa ragazza a denunciare? Qui c'è da capire, questi 2 anni che... Vedi, quindi anche uno studio preliminare, ovviamente io che cosa ho fatto? Ho dovuto mettere consulenti, perché se io faccio l'avvocato, io certamente posso limitarmi, non posso fare lo psicoterapeuta né lo psicologo. Avvalersi è necessario di fare un preliminarmente, quindi la squadra vince, io lo dico sempre, in ogni caso io ho difeso anche ragazze che hanno avuto, insomma, purtroppo il cosiddetto acido al viso, quindi devo dire, la squadra in questi casi, la squadra intendo, l'avvocato, lo psicoterapeuta, il clima,
aiuta, perché aiuta. Ovviamente ci vuole tra di noi. La stessa domanda, se ci sono margini di miglioramento giuridici, sociologici, sociali, l'ho posta a Simonetta Matone. Sotto il profilo giuridico l'Italia ha fatto un grandissimo cammino attraverso una serie di leggi che hanno definito l'ambito della questione con sanzioni penali. Ciò che va migliorato secondo me è il tema tabù che è la cura del colpevole, cioè obbligare chi è violento prima di rientrare in possesso della sua genitorialità o del suo essere marito a curarsi, a interrogarsi sulle sue condotte, a fare un percorso anche di tipo terapeutico. E però diciamo che la risposta deve essere a livello sociale, cioè non dobbiamo rimanere indifferenti. Se sappiamo che c'è la possibilità che un minore assista a scene di violenza, dobbiamo intervenire, dobbiamo segnalare il caso, dobbiamo chiamare le forze di polizia. Noi dobbiamo farlo costantemente e dobbiamo imparare ad avere fiducia nell'intervento delle istituzioni e non paura. Beh, l'indifferenza, lo diciamo sempre, che è qualcosa che andrebbe sanzionata a mio avviso, perché spesso ci è capitato anche di seguire casi in cui invece l'attenzione di chi sapeva avrebbe fatto la differenza. Esatto. Ma noi abbiamo processi di mafia che poi quando andiamo a chiamare le persone dice ma no, ma io non ho, no, dice, non posso entrare in... cioè, allora, noi dobbiamo, ovviamente la dottoressa Matone giustamente dice che comunque, perché noi dal punto di vista normativo, convengo con la dottoressa Matone, noi abbiamo siamo tutto. A posto, certo. Non credo che ci manca un articolo. E l'applicazione, sì, e sì, i fondi sì. Posso intervenire? Certo, anche i fondi, il discorso fondi. Che altrimenti vengono lasciate a se stesse. Queste manifestazioni che si fanno, si parlava prima della scuola, a volte diventano una passerella, facciamo una panchina rossa, le scarpe rosse e basta. Quindi voglio dire, deve essere una cosa più seria, però ci vogliono fondi, bisogna soprattutto nella questo, scuola. Ecco perché la politica. L'applicazione della normativa, perché magari come diceva l'avvocato è esistente, però ci sono una serie di situazioni che non vengono, non rientrano, no? E non sono coperte apparentemente dalla normativa e quindi... Cioè Luca, io dico una cosa, che questo cambio culturale di cui tutti parliamo, che tutti ambiamo, eccetera, se non passa attraverso la scuola in maniera seria, sì, sicuramente in primis nella famiglia, ma deve passare, perché ci sono ragazzi che la famiglia ce l'hanno, ma solo anagraficamente, per cui la scuola ha un ruolo veramente fondamentale, soprattutto in alcuni territori che noi conosciamo, Sabrina. Sì, sì. Che noi viviamo, quindi ecco l'investimento dei fondi. Priorità a queste cose, perché la scuola ci sono un sacco di iniziative, alcune anche discutibili, cioè nel senso sicuramente positive, però con l'emergenza, no, la priorità di queste situazioni così gravi e preoccupanti, ecco, bisognerebbe dare una corsia preferenziale ai bambini che vivono queste situazioni, quindi con esperti che siano... impianta stabile. Deve cambiare la mentalità e la politica, mi permetto di dire questo, perché è necessario l'obbligo rieducativo, altrimenti anche nelle carceri questo lavoro di rieducazione non serve a nulla. Non è affatto, quindi la gente poi esce per messi premio, lo diciamo tantissime volte. E poi l'altra cosa che io dico urgente è la tutela del minore. Se il minore si trova nelle condizioni di assistere alla violenza, di qualsiasi tipo essa sia, psichica, fisica, eccetera, dobbiamo avere il coraggio di tirare fuori questi minori da queste famiglie e portarli da un'altra parte, ove siano, ove abbiano la possibilità, perché è il loro diritto di crescere armonicamente, di fare le loro scelte di vita, perché spesso questi ragazzi, come diceva Simonetta prima, Matone, non sono liberi più di scegliere, no. Perché dopo che tu hai vissuto 18 anni, 15, 13, 20 in famiglie di questo tipo, ma non hai più la possibilità di scegliere autonomamente il tuo progetto di vita.
Io credo che è urgente davvero un intervento politico e comunque proprio per questo ho chiesto a chi ha curato questo importante incontro che c'è stato proprio lunedì sul nostro territorio a Cosenza, al Teatro Rendano, quindi a Simona Luizzo, che è deputato anche lei, le ho chiesto come mai aveva fortemente voluto questo incontro forze dell'ordine, la politica, le forze dell'ordine, le associazioni, gli avvocati, perché lo avesse voluto. Sentiamo cosa ci ha risposto. Io penso che nel sud, in particolare in Calabria, ci sia da non abbassare mai la spia sulla violenza domestica. È di pochi giorni fa un altro evento iperacuto, quindi per quanto mi riguarda credo che promuovere manifestazioni come questa possa migliorare le performance culturali degli educatori che sono dedicati a far comprendere le differenze di genere dai bambini delle elementari fino al liceo, che oggi ospitiamo il Bernardino Telesio di Cosenza, proprio nel promuovere la cultura che rende libere le donne e soprattutto la cultura intesa come amplificazione della bellezza delle differenze tra uomo e donna. Bene, effettivamente, ecco, poi si fa sempre questo richiamo alla cultura, alla formazione, quindi lo chiederemo, perché nella seconda parte ci occuperemo di un caso di scomparsa di una donna alla cui memoria sono legata particolarmente. Vi racconteremo nuovamente la storia di Maria Chindamo, perché ci sono state delle importanti novità qualche giorno fa, di qualche settimana fa, una indiscrezione di un pentito, e lo faremo insieme ad un uomo meraviglioso, un insegnante anche lui, e quindi coinvolgeremo anche lui in questa discussione. A tra poco con Maria Chindamo. Peppino Impastato diceva che la mafia è una montagna di merda, e in Calabria la malavita organizzata non si chiama mafia ma si chiama 'ndrangheta, ma poco importa se si chiama 'ndrangheta o se si chiama mafia, la crudeltà e la spietatezza di queste organizzazioni è uguale. Questo pomeriggio vi raccontiamo la storia di una donna meravigliosa, una donna libera, proprio come la nostra trasmissione. Il suo nome è Maria Chindamo, in collegamento con noi c'è Vincenzo, il fratello di Maria. Buonasera Vincenzo. Buon pomeriggio, grazie Cinzia, buon pomeriggio a tutti. Scusami la parolaccia di prima, ma è che volevo essere il più possibile incisiva, no? E allora questa frase mi è sembrata assolutamente opportuna, e poi conoscendoti so che la condividi fino all'ultima lettera. O sbaglio? Assolutamente, anche con azioni di vita che ci auguriamo che diano presto risultati. Allora Vincenzo, noi siamo qui e ripercorriamo insieme a Luca Chianelli un po' la storia terribile di Maria, ma prima di farlo io vorrei che tu ci raccontassi chi era Maria. Beh, Maria era una donna semplicemente libera di questa terra. Conduceva una vita ordinaria. Maria aveva deciso liberamente chi essere, che cosa studiare, che lavoro fare e soprattutto chi amare. E si era sposata presto, aveva continuato a studiare diventando commercialista, aveva avviato insieme al marito un'attività di imprenditoria agricola. Dopo tanti anni di felice vita familiare con tre figli meravigliosi, decide che la sua vita personale, si riscrive all'università per una seconda laurea, ma anche sentimentale, doveva andare in un altro come verso. Come fanno tante di noi, annuncia insomma. Di voler lasciare, di volersi separare dal marito. Come fanno tante questa donne, come liberamente si decide insomma di farlo, insomma non è una scelta, ecco, lo voglio sottolineare, straordinaria, perché fatta da Maria Chindamo, una scelta che facciamo, che si fa, che è una donna libera, quando capisce di non amare più o comunque di volere una vita diversa l'uomo che è accanto, probabilmente lo lascia anche per onestà, insomma. Assolutamente, assolutamente, ci tengo a sottolineare questo perché Maria rappresenta una donna calabrese, una donna
felicemente libera e determinata come tante donne della Calabria. Che cosa accade, Vincenzo? Accade che qualche settimana fa c'è un collaboratore, Mantella, che afferma di aver appreso all'interno del carcere dal boss Pantaleone Mancuso qualche indiscrezione. Dice testualmente: qualche anno fa, mentre mi trovavo detenuto a Viterbo, Diego Mancuso mi parlava di questa imprenditrice che aveva una piantagione di kiwi e del fatto che Pantaleone Mancuso, detto Vetrinetta, si stava accaparrando i suoi terreni e che quando sarebbe uscito lui doveva mettere a posto questa situazione. Cioè riparte e si rimette in moto tutto, anche se credo che veramente forse le indagini su Maria non si sono mai fermate poi veramente. Le indagini su Maria da quella mattina del 6 maggio in cui fu aggredita davanti al cancello della sua azienda, ad un anno esatto dal suicidio del marito che non aveva accettato l'annuncio di separazione. Dunque, Vincenzo, allora, Maria scompare dunque il 6 maggio del 2016. Il suo fuoristrada viene ritrovato fuori dalla sua azienda. Ti ho interrotto perché stavamo vedendo appunto delle foto della sua azienda agricola ancora chiusa, cioè il fuoristrada di Maria era chiuso e lei dentro non c'era. Arriviamo dunque ad una scena del crimine già avvenuto, probabilmente Maria è stata portata violentemente, trascinata via. Ecco, questa è il suo fuoristrada e poi ci sono, e quindi a questo punto chiedo a Chianelli, effettivamente all'epoca si fecero delle indagini anche tecniche molto importanti sia sulla macchina di Maria che su alcune tracce ematiche che poi risultarono essere sul muretto adiacente all'autovettura e sul terreno. Sì, all'epoca c'era il procuratore spagnolo con gli uomini del RIS, intervenirono diciamo, nell'immediatezza. Le tracce da un punto di vista scientifico erano poche, nel senso che vennero rilevate delle tracce ematiche sulla parte anteriore sinistra dell'autovettura, no? In prossimità della maniglia dello sportello. Nella parte anteriore e anche sul cofano. Da questi accertamenti di laboratorio sono stati fatti estratti diciamo, dei profili, però il sangue, quindi sono tracce ematiche riconducibili a Maria. Quindi questo diciamo, fa ritenere ragionevole che sia stato in questo agguato, perché è un chiaro, agguato, definiamolo nella diciamo, giusta maniera, agguato. Organizzato. Sia stata utilizzata, ragione di ritenere che sia stata utilizzata un'arma da taglio, proprio perché c'è un immediato sanguinamento. Io vado un po' a memoria perché diciamo, è passato un po' di tempo, noi avevamo seguito diciamo, per la curiosità o comunque per l'interesse diciamo, per questa materia e perché è una calabrese libera, che quindi aveva colpito un po' tutti. Però se non sbaglio l'autovettura se non sbaglio era ancora in moto, era parcheggiata lì davanti con lo sportello aperto. Quindi significa che l'agguato è stato teso, qualcuno l'aspettava, è arrivata. Quindi lei non ha neanche avuto il tempo. Nel momento in cui è scesa è scattato diciamo, l'azione. Vincenzo, ti risulta? Sì, io quando arrivai quella mattina, dopo aver chiamato... Tu sei arrivato quasi subito praticamente. L'operaio che si trovava lì, chiamai subito i carabinieri e mi catapultai da Laureana all'Imbadi. Una premessa, una parentesi, ci troviamo all'Imbadi, un centro della provincia di Vibo di grande interesse e di grande attenzione per la criminalità organizzata, dove sembrerebbe che la criminalità organizzata, almeno nelle sue intenzioni, voglia controllare il territorio. Per cui la macchina di Maria si ritroverà con il motore acceso, lo sportello chiuso, leggermente aperto, insomma, il motore ancora acceso, l'autoradio accesa. Quindi Vincenzo, è verosimile che ci fosse qualcuno ad attenderla? Con i soldi dentro. Dicevo, è verosimile che fuori c'era qualcuno che già l'aspettava? È verosimile? Assolutamente. Appena scesa l'ha aggredita. Questo stato di cose da un punto di vista investigativo, oltre che scientifico, dà delle indicazioni diciamo, importanti. Intanto è da escludere quindi la rapina perché c'era la borsa anche a vista. E poi perché c'è un altro discorso.
Le due piste investigative sono quella diciamo, legata ai terreni e poi quella che riguarda diciamo, la famiglia da cui si era allontanata. Bene, queste due piste che sono rimaste in piedi, entrambe da un punto di vista investigativo, richiamano alla mente altri casi per cui territori difficili, quindi l'agguato è in pieno diciamo, stile mafioso e non è un agguato per eliminarla, perché altrimenti si poteva utilizzare un'arma da fuoco e finiva lì. Invece il discorso della rupara bianca ha un significato, quindi si vuole lanciare un messaggio importante. Doveva essere da monito. Questa sparizione. Annullare completamente, no? L'esistenza su questa terra di questa donna, cioè non si può neanche andare da qualche parte a piangere, no? Perché non è stato ritrovato il corpo. Quindi questa è una parte. L'altra parte è importante e anche diciamo, di questa organizzazione sono le date. C'è una strana coincidenza. Non esistono le coincidenze. Non esistono le coincidenze, però c'è una strana coincidenza perché Maria muore esattamente un anno dopo al suicidio del marito. È come se qualcuno non avesse perdonato a Maria questa sua scelta, questa sua decisione di rifarsi una vita. Simonetta Costanzo, ma in Calabria, ma io credo questo sia diciamo un problema che riguardi un po' le donne in generale, ma soprattutto in determinati nostri territori, c'è ancora così forte questo retaggio anche legato poi a queste organizzazioni criminali e ai loro codici, pseudo codici d'onore? Sì, certo, la donna è considerata sempre inferiore a meno che non sia una donna di famiglia, o una madre o una sorella. Già la moglie viene trattata in un modo diverso, perché se obbedisce allora rientra, no? in una condizione di, chiamiamola così, di rispetto, altrimenti la donna, specialmente una donna che in quella zona, in quell'area geografica, è libera, è un'imprenditrice, Maria guida, di coltivare i kiwi, ma chiaramente desta. Studia, si laurea. Sì, addirittura desta, vuole prendere la seconda laurea. Invidia innanzitutto. E poi la criminalità non potrà mai accettarlo. La criminalità organizzata controlla i territori e controlla le coltivazioni e controlla anche gli allevamenti. Questo lo dobbiamo dire. E se non accetti le richieste, chiamiamole così, chiamiamole richieste, e poi ti può succedere questo, in più sei anche donna, figuriamoci. Ma Vincenzo, la cosa che mi ha colpito però è che lei sia uscita dalla macchina, dall'autovettura. Questo credo che la dinamica, credo che sia stata tirata fuori. Sì, però queste persone dovevano stare lì ad aspettarla, lei avrebbe dovuto forse riconoscerle. Punto interrogativo, non lo so. Vincenzo, tu ti sei posto scesa questa domanda? Capito cosa vuole chiederti la professoressa Costanzo? Cioè, sì, se li avesse riconosciuti e temuti, magari metteva la marcia indietro, la retromarcia andava via. Invece forse si è fidata, non se l'aspettava, forse. È una domanda molto congrua, molto... rispondo ecco, in premessa ad un'altra riflessione della professoressa sulla quale mi permetto di non essere d'accordo. La criminalità organizzata vorrebbe controllare tutte queste zone e noi non dobbiamo metterci in testa che è così. Dobbiamo metterci in testa che è il contrario, che è la gente del territorio che lavora onestamente, che fa il sacrificio di occupare in modo elegante, brillante e onorevole questo territorio, e quella gente controlla le terre, le case e tutti i territori. Tant'è che dopo un furto subito nella terra di Maria, chiaramente guidato dalla criminalità organizzata, un comitato spontaneo di persone comuni si è alzato in piedi e a dire che quel territorio non deve essere controllato dalla criminalità organizzata. E ha fatto una raccolta fondi per finanziare un sistema di videosorveglianza che verrà a brevissimo, proprio forse tra un mesetto circa, montato in quella terra.
con il titolo "Controlliamo noi le terre di Maria". E questo è un segnale forte che ci arriva del territorio. È un segnale importantissimo. No, ma questo mi fa piacere. Questo è un segnale importantissimo. Che la criminalità organizzata forse controllava quelle terre e che forse da ora in poi iniziano finalmente a essere controllate dalla gente per bene. Ma beh, io devo dire, lo auguro. Certo. No, no, ma io lo auguro e sono molto contenta che finalmente ci sia stata questa reazione. Io volevo dire controlla nel senso, sì, che cerca comunque sempre di controllare tutte le aree. Non parliamo poi dell'area ionica. Certo. Perché lì addirittura, ecco, non questo c'è comitato di cui parlavi, Vincenzo, è veramente la prova che forse facendo scomparire Maria, come diceva prima Luca Chianelli, si pensava, ecco, di mandare un messaggio. Probabilmente hanno sbagliato, non ci hanno capito niente, perché il messaggio che è arrivato era quello, è stato quello non di continuare a nasconderci, ma forse di, per la prima volta, invece di sollevarlo il capo. Esatto, è proprio così. Si voleva imporre il silenzio con la scomparsa di Maria, non solo a Maria, perché, come diceva il dottore Chianelli, la lupara bianca tende a fare scomparire, non solo a uccidere una persona, ma a cancellarne l'esistenza. Ma a chi cancellare questa esistenza? Ecco, questo ce lo dobbiamo chiedere forse, perché Maria non faceva parte certamente di una cosca di 'Ndrangheta. Maria faceva parte di una famiglia fatta di 3 figli che sono rimasti orfani di papà e di mamma in meno di un anno. Quindi se si è voluta cancellare quella persona dalla faccia di questa terra, si è voluta cancellare ai loro figli. Questa è la criminalità organizzata, vile. E questo è quello che dobbiamo metterci, ficcarci bene tutti in testa, altro che codici d'onore. Qua l'onore è qualcosa che dovrebbe stare anni luce lontana dai ragionamenti sulla criminalità organizzata. Hai citato i figli, 3 meravigliosi figli che io conosco, ma vorrei farvi ascoltare un audio di Federica, che saluto, che è arrivato al cuore, che ha colpito il cuore di ognuno di noi, quando durante un incontro con l'allora ministro dell'Interno fece una richiesta. Questa donna è la stessa che ha educato i figli al rispetto della legalità. Questa donna è mia madre. Oggi sono qui a chiedere al mio Stato di reagire con me e di restituirmi la verità e la giustizia su questa triste vicenda. Il tribunale clandestino che ha accusato, processato e condannato a morte mia madre deve essere smantellato. Certo della vostra sensibilità e impegno, Federica Pinturia. Federica, ad un certo punto, Vincenzo, parla di tribunale clandestino, come se Maria dovesse essere punita per qualche ragione, per qualche colpa. Ecco, anche questa cosa è terribile da immaginare. Io ho letto una dichiarazione di Federica dove dice: io ho provato a immaginarmi mamma quella mattina ed è stato orrendo. E forse queste sono le immagini che ciascuno di noi dovrebbe sempre avere bene in mente quando arriva il momento, perché arriva nella vita di ognuno di noi il momento, no? In cui dobbiamo capire che dobbiamo schierarci. E quindi, ecco, forse le parole di Federica, ecco, dobbiamo ricordarcele in quel preciso momento per capire da che parte vogliamo andare, da che parte vogliamo stare. Io volevo coinvolgerti perché poc'anzi parlavamo di quanto è importante anche la scuola, di quanto è importante il mutamento culturale nelle nostre zone. Tu cosa ne pensi? Tu sei un insegnante, Vincenzo. Cosa all'interno della scuola? Che percezione hai? E vorrevo semplicemente ricordare, ricordare un po' tanti fatti terribili che sono accaduti, lo spiacevolissimo linguaggio, le spiacevolissime parole utilizzate da una insegnante proprio in aula, un'insegnante di Federica, quando dice innanzi a tutta la classe, dice: forse le donne qui andrebbero tutte sterminate. Offrici tu il tuo punto di vista su questa espressione e poi, ecco, sì, nella classe di fede. C'è la professoressa Costanzo che è rimasta sbalordita da questa. Ma è successo anche questo. Lo giorno 8 marzo, festa delle donne, la preside fa una circolare perché i ragazzi vedessero in classe un film che parlava di donne.
Allora, al cambio dell'ora, Federica annuncia di questa circolare e la professoressa entrante dice sempre con queste donne, le donne dovrebbero essere tutte sterminate e non valgono a nulla. Beh, questa una donna, professoressa di storia, che è stata sospesa per un mese, quindi come provvedimento disciplinare. Questo è il polso di quello che c'è nelle scuole. Scusami, passi Vincenzo, lento. Voleva intervenire un attimo la professoressa Costanzo. No, io dico che non basta un mese. Cioè, una persona così dimostra di avere dei seri problemi, non voglio adesso approfondire quali, culturali, perché appunto non la conosco, e non basta un mese, questa non può più insegnare. Ma insomma, io già mi batto tantissimo sul discorso che l'insegnante dovrebbe essere sottoposto anche a una valutazione psichica. Beh, tu lo dici sempre questo. Specialmente quando si muove in scuole dove ci sono bambini piccoli. Ma poi sentire questo è veramente agghiacciante. Cioè, un mese di sospensione, ma stiamo scherzando? Ma questa è una persona che non può insegnare. Prego Vincenzo, prego. Le dico per lo stesso motivo, per aver sollevato questo problema, per essermi arrabbiato per quello che era successo, io andrai a finire, sono stato convocato dal garante dell'infanzia della Regione Calabria, perché sollevando questo problema in questa maniera avrei messo in sovraesposizione Federica, quindi mettendo in dubbio il mio ruolo di tutore della minore. Guarda Vincenzo, ti faccio rispondere da Sabrina sì. Sotto questo punto, insomma, per avere sotto un profilo giuridico un punto di vista, perché il mio è meglio che non lo esprimo. Allora, intanto volevo Cinzia ricordare che il libro della dottoressa Manzini, Fai silenzio che parlasti assai, adesso lo dico in termini di altare perché così si chiama il libro, sicuramente Vincenzo lo sa, è un libro che proprio racconta di come è considerata la donna nella zona di Limbadi, perché la professoressa, diciamo la dottoressa Mancuso era all'epoca assistuta a Vibbo. La dottoressa Manzini e lei ha vissuto la mentalità dei Mancuso. L'hanno unita a silenzio. Su quella frase la dottoressa Manzini ci ha fatto un libro. Quindi, insomma, la vicenda di Maria mi ricorda un po', anzi, credo che sia molto collegato, perché poi. Ovviamente ci ha raccontato uno spaccato che Vincenzo ci sta raccontando oggi. Allora, è chiaro che diciamo, io spero che quel tribunale che Federica racconta, caro Vincenzo, sia, non ci sia, e che adesso ci sia una giustizia, perché io credo, allora, io mi metto sempre dalla parte del familiare. Il familiare vuole giustizia, ovviamente, ma vuole la verità, perché non sapere è la cosa, diciamo, peggiore. Più grave, peggiore che ci sia. Cioè, a me mi dicono, avvocato, io voglio piangere un morto. Voglio un morto. Perché in realtà, Vincenzo, noi parliamo di Maria, ma in realtà Maria è scomparsa. Maria è scomparsa. La scomparsa. Ci sono state poi una serie di, anche qui, dei pentiti che hanno detto delle cose terribili sulla probabile, potenziale, purtroppo fine di Maria. Io mentre le leggevo poi pensavo a voi che leggevate quelle cose terribili, e davvero, ecco, come diceva Sabrina, cioè davvero neanche la dignità di una degna sepoltura, di un luogo in cui poterla andare a rincontrare. Ma questo è lo stile dell''Ndrangheta. Questo non è lo solo stile. Una cosa economica del terreno, perché poteva essere, diciamo, diversamente, ci deve essere un messaggio dietro che deve essere capito. Vincenzo, chiaro. Scusami, non so se si sentiva il microfono di Luca Chianelli. Sì, cioè che sì. Questo ecco, non so se si è sentito, perché si sentiva bassissimo. Quindi sono, cioè, molto d'accordo. È il messaggio che è più importante dalla loro prospettiva dell'azione diciamo, quindi più un profilo aggressiva. Morale tra virgolette che non economico. È il messaggio che deve arrivare a tutti, no? Ai familiari, sì. Chi magari si mette contro, perché altrimenti non è, cioè, un agguato soltanto per eliminarla, no? Deve essere, io perché penso, poteva io fare l'idea che mi deve sono fatta deve essere educativa a futura deve memoria uno per educarne 100, 1000. Professoressa, quindi una forma di terrorismo. Esatto, è terrore lo Stato, questo. E in questo forse sta sbagliando, perché
io penso che il territorio chiede che le cose vengano cambiate, soprattutto da un punto di vista culturale. Facciamo passi in avanti, ma facciamo passi in avanti lenti e incerti, che paghiamo con donne morte ammazzate e con pezzi di futuro strappati e stracciati a tantissimi giovani calabresi. Vincenzo, tu che tu nella tua cosa come lo immagini? Come lo immagini un intervento formativo? Vincenzo, tu come lo immagineresti un intervento formativo / educativo all'interno delle scuole? Allora, io sono un insegnante, come prima dicevi, e mi appassiono a questo lavoro soprattutto quando insegno nelle scuole dove c'è più necessità di parlare di questi argomenti. Da 3 anni sto insegnando anche in una sezione carceraria, in un liceo artistico della sezione carceraria di Arghillà. Quindi con i miei alunni spesso si parla di questo. Cerco di dare a loro il mio contributo, di portare in mezzo a loro il mio dolore, ma anche di ascoltare molto qual è il loro punto di vista per capirne qual è il problema. L'intervento da un punto di vista culturale nelle scuole non può essere, sono d'accordo con quello che dicevate prima, solamente un convegno, solamente una passerella, che pur sono estremamente importanti perché fanno riflettere e poi noi registriamo dei successi dopo questi eventi. Io ne potrei raccontare 2 o 3 che fanno venire i brividi, però non sono sufficienti. Aspettando, attendendo e sperando di poter risolvere la problematica solo con questo, come dicevo prima, tante donne morte ammazzate pagano questo tempo, tanti giovani ai quali viene strappato il futuro pagano questo prezzo. Quindi forse tutti insieme, in qualche maniera, ognuno dal proprio posto in rete, dobbiamo chiedere che vengano fatti degli interventi che mirano alla risoluzione del problema, non a un miglioramento. Non dobbiamo convincerci che il problema c'è e in qualche maniera dobbiamo accettarlo, ma dobbiamo assolutamente impegnarci a risolverlo. Nelle scuole devono esserci, soprattutto in alcune zone, progetti assolutamente sperimentali, innovativi, da progettare direttamente in loco, con delle ore aggiuntive, con dei programmi speciali, in maniera ciclica, non una tantum, attivi, costanti, quotidiani, con la formazione del personale, tutto, perché assolutamente non può essere solo delegato ad altri, altrimenti succede che una professoressa di storia ci può dice dire che le donne non valgono a nulla, che devono essere sterminate. Vincenzo, io ti ringrazio infinitamente della tua partecipazione. Tu sai la stima che io ho nei tuoi confronti, tu sei un calabrese importante perché dà a tutti quotidianamente lezioni di vita, consentimi, perché è ciò che penso. E comunque io voglio dirti che io sono Maria e questa trasmissione è Maria, e voglio dirti che chi, se c'è ancora qualcuno, voglio dire, anzi non a te, che se c'è qualcuno, magari a distanza ormai di tanti anni, che può aiutare mamma Pina, che non c'è più, la volevo semplicemente ricordare perché insomma tua mamma ha fatto tantissime battaglie, è stata una grandissima guerriera, io credo che a lei questo lo dobbiamo, e quindi se c'è ancora, se c'è qualcuno che sa e che fino ad adesso non si è fatto avanti per paura, le cose sono cambiate, lo Stato anche in forma anonima, mi suggerisce il dottore Chianelli, anche sui nostri canali social, che magari ecco, sono sempre aperti e magari fanno meno paura, no, di quelli delle forze dell'ordine. Sarebbe veramente bello riuscire a ridare questa sua figlia, ecco, perché solo con la verità si può ridare una figlia alla mamma. Grazie Vincenzo per essere stato con noi, grazie mille veramente. Grazie a te Cinzia, grazie a tutti voi, ai tuoi ospiti e ai tuoi telespettatori. Grazie. Grazie per questo spazio, passato, mi auguro, momenti di condivisione di questo problema, e la mia grande speranza è quella che possa generare scintille di cambiamento.
Grazie Vincenzo, grazie per queste ultime parole, grazie mille. Io ringrazio tutti, ringrazio l'avvocato Sabrina Rondinelli per essere stata con noi, ringrazio la professoressa Simonetta Costanzo, ringrazio il dottore Luca Chianelli, ringrazio tutti voi per essere stati ancora una volta con noi, ci vediamo mercoledì della prossima settimana in diretta e vi anticipo che avremo un super ospite, molto probabilmente sarà con noi il colonnello Romano che è il comandante del RIS, quindi avremo un ospite importantissimo insieme a Luca Chianelli e con lui credo che sarà davvero una puntata da non perdere. Vi aspetto mercoledì alle 15 in diretta la prossima settimana. Buonasera.